ma per capire e non cadere in degli abbagli fatali bisogna ripartire proprio dagli eventi che oggi celebriamo. Come dimenticare che proprio allora, dagli anni lontani della Resistenza, i partiti divennero per un lungo periodo l'anima ispiratrice ed il corpo vivo ed operante della politica. I partiti antifascisti furono innanzitutto la guida ideale della stessa Resistenza, che non si identificò con nessuno di essi. E furono quei partiti promotori dei valori e dei principi che scaturirono dalla Resistenza. Fu la partecipazione popolare alla vita politica e sociale che resero possibile uno straordinario progresso dell'Italia senza lacerazioni dell'unità nazionale. Nulla ha potuto e può sostituire il ruolo dei partiti nel rapporto con le istituzioni democratiche. Occorre allora impegnarsi perché dove si è creato del marcio, esso venga estirpato. Dunque, dopo il mio intervento c'è quello di Simonetti, che rappresenta l'ANPI qui a Montefano. Il pericolo del 25 aprile è sempre quello, cioè quello di giustificare la presenza del 25 aprile. Ogni anno in questa data c'è la consapevolezza in pochi dei valori del 25 aprile così espressi dal sindaco, e in molti c'è la dimenticanza, se non come dire, una certa ostilità per dei valori che invece hanno fondato la nostra Repubblica. Pensate che nel 1946, quindi finita la guerra, le nazioni vincenti si sono ritrovate a Parigi per definire la pace, già distrutte. Si racconta che quando fu abbattuta la campana di Montefano molte donne si inghiozzavano qui in paese perché ricordava il piatto di un bambino. Nel 48, il 24 novembre del 48 invece la campana, il campanone, quello che abbiamo lì e che ci unisce come simbolo, fu rimesso nella loggia del comune e sancì il 48 con la Costituzione, con l'età del motore della Costituzione, la nuova Italia. Ecco, io vorrei lasciarvi questa immagine del campanone che ci deve unire come segno di libertà, che va in aria come bella ciao che circola per il paese.